Scusa se interrompo le tue preghiere, ma è bellissimo. Ormai sono 2 o 3 mesi che ti vedo qua ogni giorno, 2 o 3 ore. E vedere la gente al giorno d'oggi che prega non è semplice, perché la gente è distratta. Invece tu ti metti qua e preghi, preghi, preghi. Vabbè, scusa. Scusa, sparisco. Scusa. Mi sono seduto là, pensavo che quello stesse pregando, invece stava dormendo. Sì. Che forza! In effetti... Senti, ma tu, sì, a letto, come sei? Beh, sono simpatico. In che senso? Ridono tutte. Andiamo? Hai visto? Fa già effetto. Ridono. Andiamoci a fare un sacco di risate. Dai, l'amore che... Uè, Pino. Ehi. Vieni, vieni. Chiudi, per piacere. Ma mi dici che è successo? Vedi qualcosa? No, grazie, non voglio niente. Alle 3 oggi pomeriggio, Casi, tutto il paese lo sa. Mia moglie ha distrutto la Porsche. Ma si è fatta male? Non ancora, si è chiuso in bagno. Ok. Amore. Tesoro. Calma. Devi calmare. E quindi, sai, per due mamme come noi che hanno fatto un sacco di cose per i figli e vederli finalmente realizzati. Oh. Ma il discorso è proprio quello, che tu fai i sacrifici però non ti pesano perché il ragazzo ti dà la soddisfazione. Ah. Sono bravi ragazzi, quello è quello che conta. Bravi. Senti, ma tuo figlio cosa studia? Legge. Ma cosa studia? Legge. Sì, capito che legge. Ma cosa studia? Ah, Madonna sa. Legge. Te l'ho detto, legge. A leggerti, guarda la prima elementare, cioè voglio dire, ho già 20 anni. Che significa? Bravo, legge a scrivere, però... Oh, vabbè, legge, l'importante che legge. Bravo, però sa scrivere. Bravo, allora, grazie che le soddisfazioni sono alte. Uscendo. Quanto tempo ci mette ad arrivare? Faccio un bagno e vengo, dai. Ma ci metti tanto? Dipende, c'è 8 piastrelle sono, dai. Se mi chiamate non è che riesco a finire qua. Non è sempre. Dai, chiudi. Così finisco subito e vengo. Amico pescatore. Oh. Amico! Ehi. Che cosa è successo? Tutto il sangue, oh! E che è successo? È colpa del mio hobby. Perché tu c'hai un hobby? Sì, un hobby innocente. Praticamente io di notte, in piena notte, prendo il telefono e faccio dei numeri a caso. Quando rispondono, dico, uè, crete, indovina chi è? E chiudo. E me? Stanotte hanno indovinato in 3. Ma... E sono i rischi delle opere. Quello deve essere quello. Però mi piace a sé. Piace. Mi diverto tantissimo. È bellissimo. Sei. 2 ore per scegliere il regalo. Deciso, guarda.
Questa è mia moglie. Bello, eh? Bello. Questa è mia figlia. È uguale. E questa è l'altra mia figlia. È diverso questo. No, lo sai che io sono deciso. Quando voglio una cosa, vado dritto all'obiettivo. Io l'unica cosa che vorrei adesso è andare a vivere in montagna, bello, una casetta, io e la donna che amo, da soli. Beh, tutti e due. E me? E perché non lo fa? Ehi, vuol venire pure mia moglie. In effetti, volare. A se stai, andiamo, andiamo alla casa. Andiamo alla casa. Ah, Gesù, Gesù. Senti, ma appunto, comandi. Com'è il tuo grado di conoscenza della lingua inglese? Inglese scolastico. Per esempio? The cat is on the table. E cioè? Il gatto è sul tavolo. Insomma, decente. Però c'è un problema. Cioè? Quando il gatto scende dal tavolo e non so più che cazzo dire. Effettivamente.